Eccoci con Piero Bitetti, candidato al Consiglio regionale pugliese con Italia in Comune, a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano, appunto candidato presidente della coalizione di centro-sinistra. Stiamo affrontando varie tematiche, vari ambiti di competenza regionale e dobbiamo parlare di ambiente, di questione ambientale. Tutti sanno a livello nazionale e internazionale, purtroppo, il dramma ambientale che vive Taranto. Ebbene sì, il tema ambiente credo che per Taranto sia particolarmente importante, proprio la parola ha una rilevanza diversa rispetto al resto della regione. Ora, il danno d'immagine subito da Taranto è un danno importante. Stiamo provando con il lavoro quotidiano a toglierci questo brutto vestito e a mostrare quelle che sono le bellezze della terra ionica, dove c'è il comune capoluogo e ci sono una serie di bellezze che riguardano la provincia. Parlo di bellezze naturali, parlo di percorsi enogastronomici, parlo di barocco, ceramiche di grottaglie. Parlo del canyon, delle gravine dell'area occidentale, parlo della costa, parlo di tante altre bellezze che possono andare dai resti archeologici alle chiese, che meritano di essere mostrate al mondo. Ora, per quanto riguarda l'ambiente, io sono particolarmente arrabbiato con ArcelorMittal, perché ArcelorMittal non ha rispettato il nostro territorio. I punti fermi che erano stati cadenzati non li vedo concretizzarsi, rispettare quelle che erano le scadenze. Ora con il governatore, con il candidato governatore, Michele Emiliano, abbiamo trattato il tema del Green New Deal, perché vogliamo garantire il rispetto del territorio e dell'ambiente dei tarantini. Dei tarantini, chiaramente per tarantini intendo non solo i cittadini di Taranto, ma dell'intera provincia ionica. Il danno lo hanno subito tutti quanti, a partire da quelli che sono i comuni più vicini all'area industriale. Siamo pronti a far partire le nuove tecnologie, i nuovi impianti, i nuovi sistemi, nuovi impianti che riducono del 99,4%, in alcuni casi del 99,6% le emissioni in atmosfera. Parliamo di impianti che possono produrre economia e sviluppo partendo dalla terra, dall'agricoltura. E poi siamo particolarmente concentrati sull'economia circolare. Siamo certi di raggiungere importanti risultati in breve tempo.